I nuovi asi di Dio, una presentazione di chi siete? Ti sei già presentato? Sì, sì. Allora, io sei Giovanni, cioè prima conosco molto. Sei di zona? Sono mai capito, ma da lontano, da tanti anni, la situazione delle stelle, dell'ambiente, dei filmati, internet. Forse se mette qualche canale privato anche meglio, secondo me, pubblicizza, che ne so, alle 2 delle 3 giorni anziché alle finite, queste cavolate, per i miei personali. Però io... Non so, qui mi pare che ci conosciamo. Vabbè, abbiamo Antonio Palozzi, anni che ci hanno lavorato, ciao. Enzo, seconda prima. No, vabbè, Io non mi sono mai presentato in maniera formale, però sono sempre il colloquio. Io ho cominciato la prima anno, la prima volta ho fatto il rappresentante di vista da 6-9-7, poi per lavoro sono potuto stare in Italia e sono tornato inizio settembre, con questo stipendio sono un po' più convincente con il movimento, quando comunque sto in Italia, se devo prendere una decisione, se andare bene via o rimanere. Dove stavi per curiosità? Iraq e Nigeria. Ah, con il petrolio. Sì, porti tranquilli. Faccio ingegnere nel petrolio, ingegnere informatico nel settore energy. Non mi aspetto qua di parlare di problemi di livello nazionale, per quelli ci pensano i nostri portavoce. Sì, non pretendo di parlare di F-35 o no. Di gioco d'azzardo. Cercherei più che altro qua, penso che l'obiettivo comune sia quello di migliorare il territorio vero e proprio, cioè nel caso mio Torre Mauro, perché io sono di Torre Mauro, sono butto lì. E quindi niente, insomma, rispetto, io ho partecipato anche quando ero più giovane, insomma, alle SG, comunque stavo con la sinistra. Ero più giovane, così vecchio. Io ero più giovane. Partecipavo alle SG, partecipavo. Comunque era un po' sacra della salsiccia, andare proprio a fondo sul territorio che poi viviamo ogni giorno, insomma, la nostra quotidianità, anche casa mia è uno schifo, anche casa di tutti. Quindi insomma, spererei di migliorare quello. Comunque se c'è a livello nazionale, devo dire anche qua che... Sì, no, quello che so, insomma, cioè, l'idea geniale del movimento è quella che è veramente orizzontale, che qua lo vedi per davvero. Cioè, il TV, a parte la TV, lasciamo perdere, pure se la stessa radio, comunque anche se ti informi comunque, cioè è meglio venire proprio a Meetup perché lo vedi proprio sulla tua pelle. Voglio fare l'attore o guardare uno spettacolo. Ma hai dato uno spunto, una piccola pillola per far capire anche come funziona il movimento. Quando parte un'iniziativa municipale, se però è di respiro più ampio, comunale, regionale, noi siamo in perfetta sintonia, abbiamo sia riferimenti regionali, dei parlamentari, per esempio abbiamo avuto parlamentari che sono venuti in consiglio municipale a supportare delle loro iniziative, o viceversa, o iniziative che sono partite da noi sono state riprese dai parlamentari, quindi cioè c'è una orizzontalità che è proprio come dici tu, 100%. Prego, andiamo. Angeloni Tiberio, vengo qui da Ponte di Nona. Ero in un altro meetup, una brutta esperienza, ho lasciato perdere un anno e sono tornato dopo un anno su questo nuovo meetup. Io ho fondato un gruppo chiamato Libertà 5 Stelle che si occupa di hangout. Per chi non lo sapesse sono videoconferenze. Queste hangout vengono fatte in tutta Europa, da attivisti di tutta Europa, anche qualcuno anche fuori dall'Europa. Partecipano sia gli attivisti e partecipa anche il nostro portavoce, sia a livello nazionale sia anche da parte del Lazio, regionali e comunque diciamo che ci sono De Vito, Barillari e queste persone qui. Principalmente mi diverto a fare dei video che sono satira, è una satira abbastanza scherzosa, l'ultimo che ho fatto che ha avuto un buon successo è il trailer Hobbit, il signore degli anelli a 5 stelle. È interessante. Non so se qualcuno lo ha. No. Sì. Ma anche noi qui abbiamo un produttore di questo genere, perché c'è il nostro attivista che fa teatro. Io purtroppo lavorando al cinema ho questa passione, quindi buono.
buono. Proseguiamo. Buonasera a tutti, io sono Stefano Garano, ho 23 anni, un po' giovane, vabbè. E vengo da Lunghezzina. E niente, io sono diplomato come tecnico informatico, ma diciamo che non è quello il mio punto di forza, tra virgolette. Sono stato un anno in Giappone per esperienza, per vedere come funziona, ma per vedere l'Italia da un altro punto di vista, che va sicuro che è totalmente differente e che ha dato anche tante idee. Infatti, vedendo il sistema giapponese, molte cose. Sei iscritto recentemente al Meetup, giusto? Sì, ho visto la tua. Beh, sì. Cioè, perché io lo seguo. No, no, ho letto la tua presentazione. Sì. Avevo già intenzione di attivarmi, infatti il mio più grande delusione è non aver votato il Movimento 5 Stelle, perché in quel periodo stavo in Giappone e bisognava andare a Tokyo, però poi si è scoperto che se non ero professore o un'altra categoria che non mi ricordo, non potevo votare, secondo me. E ho visto un'Italia ancora più arrabbiata, e siccome credo che ci sia un'opportunità immensa e molti la stanno a sottovalutare, allora vorrei almeno dire che un giorno ho aiutato anch'io questa macchina a portare un po' più di democrazia in questo caso. Ok, bravo, felici del tuo contributo. E proseguiamo. Ma io sono Luigi, faccio il fisioterapista e sono un curioso che è venuto a curiosare. Ok, grazie. Va bene anche questo. Se ci vuoi anche dare delle critiche sarebbe certo. Buono. Se ne trovo così. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Simone Amici, ero venuto quando c'è stata anche la taverna, grandissima serata, sono riuscito a rivenire. Ora rieccomi qua, sono forte sostenitore del Movimento 5 Stelle, credo che solamente attraverso la partecipazione possiamo raggiungere degli obiettivi e riconquistare le nostre istituzioni. Sono militare. Come dicevo anche l'altra volta, sono fortemente contro gli F-35, alle missioni che loro chiamano di pace e tante altre cose. E appartengo al sesto municipio, io sto a Via di Tor Vergata, però diciamo a Via di Tor no, praticamente tra Giardinetti e... Sì, una zona di limite, praticamente. Sì. Poi il bello è che lì abbiamo scoperto le strade e le asfalta l'Università di Tor Vergata, poi praticamente, non addirittura. Quindi sono accadono cose strane in quella zona. Sono residente da circa un anno, là, sì, non sono tanto della zona, cioè adesso mi sto... No, ma con noi scoprirai tante cose. No, scusami tu. Benissimo. Ok. Io sono Daniele Savona. Buonasera a tutti. Sono iscritto al movimento da pochi giorni, poi oggi avevo da fare circoscrizione, ho fatto l'occasione per andare a conoscere la rappresentanza nel sesto municipio e tra l'altro mi sono attivato la fatalità e ho avuto un riscontro da parte di Fabio che stavano anche loro vedendo circa la situazione, se non sbaglio c'è un bimbo anche sulla scuola, no? La situazione del circo, e mi ha fatto presente anche altre problematiche, quindi sono andato subito sul posto per danneggiare tanto le macchine provocate, ho fatto un esposto ai vigili urbani e ho parlato con gli insegnanti della scuola, ho scoperto che tra l'altro una ha fatto pure la foto all'elefante quando si è affacciato dentro la scuola, sì, perché e ce l'ha sta foto. Ho il telefono subito, ho fatto una foto che invece è portata da l'insegnante, ha preso per il momento in cui l'elefante si è affacciato in quella versione. E ti ha dato la foto? Mi ha dato la foto, grande. Allora ogni anno loro hanno fatto questa denuncia, hanno raccolto le firme e comunque sono resa disponibile per raccogliere nuovamente le firme e farmi avere le ultime che hanno fatto a dicembre, però io dovrei fare una lettera per descrivere quello che insomma si denuncia. Guarda, tu portami un foglio, ti firmo tutto, ti faccio vedere. Guarda, non servono più firme, gli è passato. C'è la foto dell'elefante che apre un po' c'è tutta la scuola. Penso che vale più di un milione di firme. Ho citato anche il fatto lì dei cavi montati volanti sulla ringhiera dove i bambini giocano,
scarichi dei camion lì sull'erba. Quindi ci sono andato pure io a fare. Non so se ti sono arrivati sulla mail. Beh, è un po' sto cercando di ridurre le foto al minimo, però non sono fino a 25. Insomma, se si riesce a fare qualcosa di grazie, noi siamo aperti proprio all'acquisto. Proseguiamo il giro di chi si vuole presentare come nuovo. Non c'è scuole, sono qui giusto per accompagnare. Cerchiamo di risolvere questo problema. Azioni municipali o le iniziative che si sono programmate e portate in essere ci fanno un resoconto iniziale. Per cui io adesso vi lascio subito la parola a Fabio, così il primo punto è proprio il resoconto Prego. Ah, scusate, mi dimenticavo un particolare, giustamente. Noi usiamo fare, ovviamente tutte le riunioni poi vengono verbalizzate e vengono riportate sul forum, in modo che chi non ha potuto partecipare alle riunioni, comunque nel giorno che viene proposto sul forum, il nostro forum sullo spazio municipale, dopodiché aperto a tutti gli iscritti del forum la possibilità di integrare, interagire, proporre delle tematiche inerenti al territorio, quello che si reputa necessario. Per cui l'ordine del giorno viene costruito dagli attivisti durante la settimana, sulla base, volendo, anche delle sollecitazioni dei nostri portavoce. Per cui ora siamo qua e si ha, diciamo, il raffronto settimanale di quello che l'attività anche pregressa è stata portata avanti dai nostri portavoce all'interno del municipio. Pertanto il primo punto essenzialmente all'ordine del giorno nella norma è quello del resoconto dei nostri portavoce municipali. Qui in questo caso ci abbiamo Fabio Tranchina, che è il nostro portavoce dentro il municipio, per cui ci fanno un resoconto di qual è stata l'attività nelle commissioni. Da casa poi può rendersi conto di quello che si è parlato e poter interagire comunque durante la settimana. Per cui la prima proposta che si fa ogni riunione è quella di nominare un verbalizzatore e un moderatore anche della riunione, perché per evitare di accavallarci con le cose, noi citiamo degli interventi programmati, si dà un tempo preciso in modo congruo per poter parlare, però per evitare accavallamenti e per rendere produttivi le serate ci diamo una moderata. Quindi io vedo che Daniele, per esempio, sta già tirando fuori un quadernone, non so se tante volte ti va di fare... Ma che è uno show? No, vediamo. Se c'è qualcuno che si offre intanto a verbalizzare... Problematica tecnica, diciamo. Grazie. E non so, se vi volete presentare... Qualcosa dovrebbe arrivare nelle scuole. E ci invito veramente a farti un giro in qualsiasi scuola. Perché io, guarda, forse la più. Buonasera. Quella, diciamo, che sta meglio, che tra tutte ne abbiamo più, non l'ho visitata una ventina, e quella che è proprio a Via Mille, che è un po' più decente, anche se qui c'è una infiltrazione nella roba. Sì, però guarda, ci sono scuole veramente. Io sul profilo ci sono le foto, cioè guai ne buttate così alla diffusa, cioè non ve voglio sta. Scusate un secondo, una cosa, per evitare di fare dibattito e intervenire e accavallarci, io segno, se volete intervenire mi fate cenno, io vi registro, la facciamo parlare lui, non è per spiegarvi come funziona, per renderla produttiva, perché sennò diventa un accavallamento e non ci si, di interventi non ci si riesce a capire. Allora, quando lui, avete le vostre idee. Mi fate cenno, io vi registro, dopo che ha finito il suo intervento apriamo il dibattito e sulla base dell'ordine di registrazione diamo la parola a tutti quanti, però
utilizziamo questo metodo per avere più ordine nella esecuzione, per non interrompere, per non creare dibattiti. Ok. Diventa piccolo appunto, diciamo produttiva la serata. Quindi, perché se vuoi, cioè non è una serata, era soltanto per sapere se era solo il sesto di tutto. Comunque vabbè, praticamente che succede? Allora lui ci ha avuto un'idea e l'abbiamo, cerchiamo di portarla avanti. E, Daniele, ok. Per esempio hanno dato, non si può, cioè io vorrei un po' ridicolizzarla sta cosa, perché come si fa a lasciare un elefante, le maestre mi hanno confermato che non so solo quelli, cioè stamattina, cioè, ma ci rendiamo conto, l'elefante che sta affacciando lì, il cammello che correva l'impostato e lama che sfogava che sfogava dalla gente, stiamo proprio a allora lui mo praticamente ha scattato delle foto e ha già fatto un'esposta ai vigili urbani, che è una cosa impegnativa. Allora io non so, se penso adesso più tardi stanotte, domani mattina scriverò un'interrogazione e domani in consiglio municipale la presenteremo al presidente. La concordiamo adesso, perché magari può sembrare una banalità, però è come se fossimo a Danilo, lui viene da me, passa nell'assemblea, l'assemblea dice ok, denunciamo questi elefanti che corrono vicino alle scuole e andiamo avanti. Quindi se tu sei d'accordo, io domani metterei l'elefante e il fatto che scaricano, diciamo, i liquami della lavatrice, la sua, diciamo, chiamiamoci là sul prato, non le scarichi del bagno, dia mille, comunque abbiamo Fontana mille. Grande da Picasso. E poi il presidente, bontà sua, spero attira i vigili per andare a verificare. Deve essere una fossa chimica, una specie di abito a Ponte di Nona. Ormai ha capito che quella è una trappola per gli esseri umani. No, tu ti compri casa là con la speranza che sia un posto nuovo, invece è una trappola proprio dalla quale è difficile uscire. Sta cosa non è finita, sta continuando. Allora, Grotte Celoni vogliono fare 1200 appartamenti. E la cosa, voi non so se voi ci passate su via Casilina, cioè Grotte Celoni è già ferma. Cioè, gente, tu ci metti 2400 minimo macchine in più, senza servizi, senza strade, senza scuole, cioè su 1200 appartamenti, non dico che c'hanno tutti i vecchietti, però speriamo che ci sia qualche giovane, magari fanno qualche figlio, cioè non dico 1200 ragazzini, ma che ne so, 5, 600, 700 ragazzini. Allora, nel municipio mancano 800 posti nelle scuole e 300 bambini il prossimo anno, se non si sbrigano, passeranno dalle elementari e non troveranno le medie. Anzi, usciranno dalle elementari e non troveranno le medie. Cioè la situazione è totalmente... Vanno direttamente a lavorare. No, disastrosa, è collassata, già collassata. Ok? Quindi, sta qua stasera, vuol cominciare solo a capire quello che ci hanno fatto. E poi ognuno di noi c'ha una sua idea, la porterà qua e insieme cerchiamo di portarla avanti. Perché se non ci mettiamo la faccia noi, insieme a tutti, la cosa non funziona. Cioè non è che il movimento esiste perché pensateci voi, il movimento esiste, cioè se dobbiamo fare accesso agli altri deve venire il cittadino insieme a noi. Noi siamo uno strumento, per dire lì per tornare a Grotte Celoni, avevamo un rapporto con i comitati di quartiere, questi hanno sbattuto la testa al muro su tutti i partiti, la destra, la sinistra, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto un'interrogazione dopo 8 mesi che si sono insediati questi del PD, nessuno parla stranamente dei piani di zona dell'ottavo municipio, ok? E stranamente, poi tra virgolette, hanno piazzato 26 milioni di euro nel bilancio del 2013, che non ha approvato
la giunta, perché poi c'è sempre il balletto centro-destra, centro-sinistra, però so, cambiano le cose. Ci sono 26 milioni di euro per portare avanti il piano di zona. Okay, quindi quella cosa, quel disastro che stanno per compiere, sta andando avanti. Quindi questi poveracci, perché poi alla fine sono veramente quattro gatti, ci hanno usato a noi, ben disponibili, hanno scritto loro una mozione e noi l'abbiamo solo presentata al comune. Ovviamente l'abbiamo aiutati, l'abbiamo supportati, abbiamo fatto volantinaggio insieme a loro. Fatto sta che ieri siamo andati in commissione urbanistica con Daniele Francia, che è il nostro portavoce al comune, che sta nel tavolo urbanistica, e questi non si aspettavano, non eravamo tanti, eravamo una cinquantina, però già una cinquantina di cittadini con tre comuni di quartiere è un grossissimo problema. Quindi allora la politica si è dimenticata dei cittadini, cioè nelle commissioni, specie al municipio, io veramente, chi c'ha due minuti di tempo, pure una volta in vita sono, non tutte le mattine, cioè ci sono attivisti veramente sossanti, vengono tutte le mattine e io non smetterò mai di ringraziare, però se uno ha 5 minuti, viene là, se fa un giro, le commissioni sono tutte, noi le pubblichiamo tutte, quindi uno per dire può avere pure quando capita la commissione per il quartiere suo, per il problema specifico che gli interessa, per la scuola, eccetera, eccetera, e vede come viene gestita la cosa pubblica. Okay. Ma questo dove? A Duilio Cambellotti? Io... Sì. C'è un, io, la cosa più semplice è che vi iscrivete a un meetup, c'è un sito, si chiama, prima si chiama Grillo 8, ora si chiama Movimento 5 Stelle Sesto Libero, basta che scrivete Grillo 8 su Google, esce fuori diciamo questo sito che si chiama Meetup. E lì ci sono solo gli appuntamenti. Oggi non abbiamo non c'è proprio lo schermo. Al momento non abbiamo lo schermo, però. Questo è il sito. È molto semplice, è molto fruibile, nel senso che non c'è stata forma. Adesso lo usiamo come mezzino e basta. Grazie. E praticamente da lì ti arrivano pure gli avvisi, cioè sulla mail per dire oggi in commissione lavori pubblici si parla, che non so, di scarica di benzina, che sta in tema qua. Buona serata. Grazie. Ciao. Quindi la cosa è questa, se una persona ha capito e c'ha voglia di darsi da fa, è il momento giusto. Perché secondo me, guarda, allora io pure sono stato all'estero, però secondo me se ne devono andare loro. Io resterò da solo, però fino all'ultimo non so cosa mi succederà, però se ne devono andare loro. E siccome questa cosa è virale, piano piano si sta espandendo rapidamente, perché poi le persone sono frustrate, però piano piano, una volta che ti attivi, cominci come a beneficiare della tua ex frustrazione, perché diventa azione. Quindi io veramente penso che chiunque, credo, per dire, lui ci ha avuto un'idea, se riusciamo a fare un pacchetto, magari non ci riusciremo mai, però potrà dire ci abbiamo dato in tutti i saldi. Se magari il prossimo circo non scarica i liquami sul prato, sarà merito di Daniele. Se tutti i comitati di quartiere riusciranno a fermare, non dico 1200 appartamenti, ma 1199, magari c'è solo, cioè, di chi è il merito? Loro, perché si sono messi insieme, hanno cominciato a spargere la voce e piano piano ricostruiamo il paese, anche perché sennò, secondo voi, cioè, questi partiti, ma possono aiutare la gente normale? Cioè, quello è il dramma, quando uno sta dentro a un partito, cioè, la cattiveria di fare la carriera politica. Cioè, io già tanto se resisto 5 anni, ma se dovessi resistere un altro 5 anni, poi basta, non esiste più. Cioè, nel movimento non ti può più neanche proporre, non ti posso neanche più scegliere. Perché la politica deve essere fatta a tempo determinato, due mandati e te ne vai a casa. Quindi, è un'occasione d'oro, non ce la sprechiamo perché non ci ricapita più. Almeno a me deve salire tutti i giorni, pure se sto male ci vado, okay, con febbre, gastroenterite e portare, io sono lì, okay, però dopo 4 anni e mezzo me devono sopportare. Poi
5 anni ne riparliamo, però io per 4 anni e mezzo, 5, sto sacrificando tutto, famiglia, eccetera, eccetera, però io adesso come adesso devo fare questa cosa perché non mi ricorda più questa gente. Cioè devo dire. Sì, è finito. Vabbè, mo faccio il colpo io, mo dico un minuto come ha detto prima. Vai. Ok. Signor Resi, signore, caro signore, noi non vi chiederemo nulla. Nessun accordo vecchio stile, ma io non voi, uno poi, non l'ha detto però questo va noi toccare. Non vogliamo chiedere fiducia a voi. Cioè, secondo te, uno che se parte da Sanremo con la macchina sua, io lo seguivo col blocco con la cosa, no? Dico, sto a Firenze, sto a Prato, Firenze, sta arrivando, arriva lì, come cazzo può stare? Pensa che c'è la a 200, con sei figli che dicono, ma va, ma andiamo se dalle Caimane, no? Che soldi sai, basta che prendi il tuo cuore. E qui finisco, perché poi quello che è continuato, o tutti i blog, tutti i quali, stanno un per Castandone, Grillo, però Grillo è come me, come voi, uno per uno. Allora io parlo di me, a me non mi metto la paura. Venerdì sera, sono stato pure a fronte con i parlamentari nostri che parlavano, cioè con tanti nostri amici che pure arrivano. Quindi, questo è fondamentale, portate quello che ha detto. Antonio, dobbiamo prendere la spazio ai carte. Non è che io devo lasciare vada tutto il tempo. Noi però non vi abbiamo, noi non vi chiederemo nulla, ci ha detto Renzi, quindi tutto quello che è successo dopo non conta un cazzo. Certo. Bravo. Grazie. Inizia a volantinare. Con altro testa sì. Allora, adesso Danilo, Danilo, ecco di qua. Ragazzi, vi do massimo 5 minuti, poi quindi gestitevi. Prendetevi la Cantonio che mi si è fregato tutto il tempo. Vabbè, no, dai, lui giustamente è animato da una sottotitoria. Vai. È uno che ci crede. Ora ho visto un attimo la situazione delle buche, perché quando dove stare al circo, che è via De Fontana Candia, questa settimana ho spaccato 4 lume della macchina, non si sa com'è. Ma conosciamo bene. No, poi il bello ho visto come ti fanno queste buche. Cioè, è una grandissima messa in giro, perché io ho buttato un po' di cose dentro, un po' di... Scusa, lo posso interrompere un attimo, sì, velocissimamente? Io ho visto... 6 secondi, lui Fabio mi pare che ha pubblicato delle fotografie sulla via di Corcolle sulla efficienza di chi asfalta le strade, perché i soldi che si investono per asfaltare una strada sono tantissimi e molti miei colleghi mi dicono, ma sai i soldi non ci stanno già che danno una asfaltatina, no, i soldi sono cosciente e sicuro, anche se non conosco i dati, che i soldi se ne spendono a milioni di euro, ci mettono una grattatina, un pochino di nero color asfalto, io lo danno la vernice, e le strade, vabbè ho finito, vabbè ho finito, il riferimento a quello che dice lui. Allora abbiamo istituito un servizio che si occupa proprio di questo, cioè chiunque, ovviamente non è che ci possono mandare, perché per esempio un motore Angela non possiamo più segnalare perché abbiamo segnalato prima, però a rotazione noi segnaliamo tutto su tutti i quartieri di tutto il municipio. Che significa? Allora ci arriva una foto con data, ora e indirizzo, e noi la mandiamo a tutti gli organi competenti, dal comune, cioè dall'URP del sindaco, all'assessore comunale, l'assessore municipale, se è un tombino o una discarica a Lama, ai PIX, tutto, ok? Però per entrare subito nello specifico, per le buche hanno messo sulle buche 900.000 euro da spendere in 15 giorni. Okay. Quindi in 15 giorni si via. Aspetta, te spiego. Se voi avete qualsiasi buca, mandate una mail direttamente all'URP del municipio. Tutte le mail che arrivano vengono girate alla ditta che ha vinto questa prova. Volete sapere un po' come è andato? Allora hanno convocato 12 ditte 12 ditte
Allora, da 3 anni le ditte che devono fare un'invenzione stradale devono avere un'assicurazione che copre gli infortuni, perché se tu ti fai male e fai causa al comune, non paga più il comune tramite l'avvocatura, eccetera, paga la ditta. Casualmente solo 2 ditte avevano questa assicurazione, quindi una di queste 2 ditte ha vinto l'appalto. Se i soldi avanzano, sono 100.000 euro, perché questo che succede? Allora, la tecnica è quella che diceva lui, cioè la strada non deve essere mai riparata, perché sennò non si mangia più. È finita la cosa. Va. Noi siamo stanchi allora, da sta gente. Fanno una grattatina, in fondo non lo fanno, perché le strade le puoi fare da 4 cm, come abbiamo visto al Corcolle. Dopo un anno l'hanno rifatta, grattatina altri 4 cm, non è che... Sul bagnato gli hanno prestato la pompa, noi stavamo lì quel giorno. Aspettano che piove per fare queste strade. Con un'altra parlamentare che è venuta da Lombardi con noi, è venuta lì e siamo andati a una scuola. Okay. Quindi adesso le indicazioni quali sono per i cittadini? Segnalate tutto. Se avete un problema, fate come ha fatto Daniele, protocollate. Se non lo volete fare in prima persona, fatecelo fare noi. Però l'importante è che si scrive, perché sennò... Ma facciamo un problema con le moto, perché... Sì, esaustivo. Per le buche... No, anche perché con la moto cazzo fa male. Per le buche basta una telefonata dei vigili urbani. Se uno non sa il numero dei vigili urbani, fa 06-06-06. No, funziona, io lo faccio e dal giorno dopo... Me l'ha preso a 3 mesi, c'è anche per le buche. Non facciamo di fatto, però. Ok, vabbè, comunque l'abbiamo... Ok. Antonio avete già attivato, cioè praticamente il municipio per tutte le strade, sono 700 km di strade nel municipio sesto, ci sono due tecnici, Casa Grande e La Colla, ormai li vengono tutti i giorni in commissione. Secondo voi come fanno a fare i controlli? Si fanno i telefoni, telefono qualcun altro. Non c'hanno manco la macchina. Manco quella blu. Sono ecologici. Non c'hanno manco la macchina. Una volta c'avevano una pallina. Io ogni commissione gli ripeto, scusate, voi date in mano 900.000 euro di appalto per tappare il buco. È vero che la ditta sarà la più perfetta del mondo, la più responsabile dell'universo, la più onesta della galassia proprio. Però, cioè, c'avete un direttore dei lavori. Ma cazzo, ma io volete comprare un pandino? Quindi, questo che significa? Non è una cosa strana, una casualità. È studiata, ragazzi. Cioè, ma chi è che farebbe un lavoro a casa propria e poi dice, vabbè, si dice tutto a poco, quanto è? 2.000 euro? Sì, ti avete 3.000. Manco controllo, nessuno. Quindi, questa è la realtà. È normale che c'è... Ma c'è tanto che ancora ci arrivano i soldi, perché questo è un pozzo senza fine. Poi se posso aggiungere una cosa, rispetto alle ditte appaltatrici, questo è un argomento di cui stavamo parlando anche oggi. Io vengo adesso dal tavolo scuola comunale e si sta cercando di capire un po' di temi su cui puntare e lavorare. E si parlava appunto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, insomma. E il discorso può essere confrontato anche con la questione delle strade, no? Tu giustamente dici devi andare a incidere su quella che è il problema, cioè il problema che è la radice, cioè le ditte appaltatrici. Lì bisogna fare un accesso agli atti, andare a vedere chi sono queste ditte appaltatrici, perché tanto più o meno sono sempre le stesse. Allora andare a vedere quali sono le ditte, come hanno vinto il bando, se è stato fatto un bando, se è stato fatto un affidamento diretto, perché molto spesso vengono fatti affidamenti diretti e non bandi. Se sono stati fatti dei bandi, andare a vedere come è stato fatto il bando, perché non è detto che la ditta più economica sia la ditta migliore o la ditta che costa di più sia la peggiore o la migliore. Quindi andare a vedere che criteri avevano i bandi, i nomi delle ditte, e si fa un'analisi su quello che è il lavoro che è stato svolto. Nel momento in cui tu analizzi le ditte, l'appalto, la manutenzione, se le cose non che comunque la bontà della pavimentazione si può vedere pure una settimana dopo fatto. Ma al di là di quello,
volendo. Ci sono un tagione di tempo per... Ma non ci serve, cioè, se tu vedi per esempio se ci sono delle ditte che sono anni che hanno gli appalti, no? Che magari non vengono rinnovati i bandi, ma vengono i bandi non vengono rinnovati, sono sempre le stesse ditte. E quindi tu nel corso degli anni, non è di aspettare un altro anno, ma nel corso di questi anni che sono trascorsi, vedi già che gli effetti del lavoro che fanno, cioè non è che c'è bisogno di aspettare, lì si prende e si fa una denuncia, si denuncia la procura, si denuncia alle autorità competenti, si cerca di fermare tutto il giro che c'è dietro, perché queste sono lobby, queste sono lobby. Okay. Questo però va fatto, scusa. No, prego, prego. Con, cioè, intanto noi vabbè, ci stiamo per fare un'assicurazione, insomma, avere uno scudo legale per poter, abbiamo un po' in cantiere un po' di cose che vorremmo tirare fuori, ma al momento non possiamo farlo finché non ci tuteliamo come persone e come gruppo Movimento 5 Stelle Romano, che come noi anche gli altri consiglieri degli altri municipi e su Roma. E poi c'è bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno, perché c'è, non è che... Queste sono cose grosse, cioè non è che sono... Adesso sicuramente a breve verrà asfaltata via dell'archeologia che si trova proprio dietro al municipio Sesto. Non so chi ha il potere da... Dici che verrà asfaltata da loro? Guarda, è impraticabile, i colleghi si lamentano che non riescono con i bus a raggiungere i 10 km orari. Perché se arrivi, c'è una buca appresso all'altra, se arrivi a 10 km orari già salti per aria. E sarebbe da chiudere secondo noi. La viabilità. Io intanto approfitto visto che per chi non la conoscesse, vabbè, adesso ha parlato anche Veronica Mammì, che è la nostra seconda portavoce insieme a Fabio nel municipio. Quindi noi abbiamo come due portavoce all'interno del municipio, Veronica Mammì e Fabio Tranchina, così presento anche Veronica. E approfitto con l'occasione, ci ha raggiunto anche Enrico Stefano, che è il nostro portavoce al quale l'Assemblea Capitolina. Come suo solito, dopo tutte le commissioni la sera ci raggiunge sempre a fine serata, quindi noi siamo sempre gradi dell'impegno. Che poi noi come il dolce. E poi se paragoniamo le cose che vivono loro all'interno del municipio, in confronto con cioè, quando ci racconta Enrico quello che succede in ambito capitolino, veramente la nausea. Abbiamo pensato di farla anche in un posto al chiuso, perché vedendo... Potremmo invitare Signoroli, che adesso è diventato anche un commissario per i rifiuti. Sì, infatti già l'avevo pure messo in contatto, mi ha detto qualsiasi cosa organizzate fatemi sì, sapere, quindi lui è sicuro. Basta che i palli dei... Chiamiamolo Ermonnezza. Basta i palli di scarica e subito... L'unica cosa è, visto che adesso magari, perché siamo solo io e lui, adesso ci stiamo un po' organizzando, io ho provato a cercare anche una bella sala chiusa, che mi hanno detto che andava bene, tutto a posto, mo sembra che lì non ci fanno cose politiche. Ci hanno detto... Per fare questi incontri che abbiamo detto che si devono facere, si possono organizzare anche le riunioni municipali. Possiamo andarlo a vedere se può essere fatto. Sei grande, se no io ho pensato proprio a sto punto. Tanto per dire quindi che c'è un posto a Ponte di Nona per poter fare l'incontro su Ponte di Nona. Quindi poi dopo vediamo come. Ci dai qualche indicazione, vediamo. No, io a questo punto avevo pensato, visto che un posto è chiuso e difficile da trovare, le giornate sembra che vanno sempre meglio, insomma si potrebbe fare direttamente in piazza, o in piazza direttamente giù a Viortone dei Marsi, che è davanti alla discarica. E proprio di fronte alla discarica e c'è anche Monte Nerodomo. Monte Rodomo. C'è pure un gazebo chiuso, quindi non è... Stavo pensando una cosa, a parte Vignaroli sui rifiuti, potremmo contattare anche qualcuno che sta in commissione sanità o affari sociali alla Camera o al Senato che sta lavorando. Sì. Mi pare che ci sia proprio Baroni che sta lavorando sulla questione dell'inquinamento, delle falde acquifere, e delle discariche, l'incidenza tumorale, appunto, questa roba. Poi magari risentiamo Maria Grazia, in contatto con dell'oncologo. Ah, che ha fatto pure un articolo sulla vostra interrogazione municipale. Ha fatto un articolo, anzi anche ha nominato pure Enrico. Maria Grazia di Prima Stampa alla fine ha fatto un articolo facendo vedere che l'unico gruppo, l'unico partito
tra virgolette, un movimento a Roma che si occupa di queste cose è il Movimento 5 Stelle. Cioè, se non ci fossimo noi non si parlerebbe di discariche a cielo aperto. Quindi, infatti ha nominato, l'unico che è stato nominato è stato Enrico Stefani. Sì, Paolo? No, io stavo dicendo semplicemente che sto passo qua, tra l'altro, è dove c'è il parco al Ponte di Nona, dove ci sono i giochi dei bambini. Sì, c'è sì, dei ci sono dei gazzetti. Le cose, e quindi le fittano. Insomma, già ci ho parlato, e sembra fattibile, per cui è uno spazio. Vabbè, quindi dobbiamo andare a vedere. Vabbè, comunque dicevo appunto, sì, se la vogliamo fare qui a Cassapete, visto adesso magari di Cassapete ci sta pure più gente, se ci teniamo in contatto, più siamo magari a cercare posti, a organizzare. Okay. Lanciando una sorta di mini campagna, non so chi l'ha letta sul nostro blog, e dicendo proprio andremo a questa audizione attraverso noi portavoce, attraverso me portavoce, fatemi arrivare delle istanze che poi le sottoporrò alla D. E infatti tra le varie cose, poi a breve pubblicheremo un altro articolo con un resoconto tra stasera e domani mattina. Comunque ovviamente il nuovo AD che poi è arrivato dopo pochissime settimane ha un po' illustrato la situazione, ho posto alcune questioni anche abbastanza importanti sul attuale e poi anche e soprattutto il discorso dei servizi della nostra zona e in maniera analoga soprattutto a Roma sulla zona dell'euro, diciamo, no? Le questioni dall'efficientamento del personale di AMA, le risorse che ci sono disponibili, valorizzarle. Il problema degli impianti, soprattutto per quanto riguarda l'umido, il discorso dei mezzi di AMA che ha citato un dato che addirittura praticamente il 50% dei mezzi di AMA sono fermi per manutenzione, una cosa che non si capisce il perché, e appunto il discorso degli impianti, in particolare dell'organico, che praticamente il 100% dell'organico che produce Roma va a finire a Padova, quindi l'importanza di trovarsi degli impianti più vicino possibile, no, poi una volta al problema dei rifiuti ci sono anche un problema di rifiutamento per trasportare questi rifiuti da una parte all'altra. Che costo? Diciamo più o meno in termini di questo, sugli impianti che sto cercando di affrontare da vicino anche per quanto riguarda l'impianto gemello di Rocca Ceccia, quello di Casalaria, dove ci sono problemi ancora più gravi. Sto cercando di vederci da vicino e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, cercando di organizzarmi con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione come consigliere capitolino, la possibilità di accedere a quante più informazioni possibili. E insomma, diciamo, la situazione generale è un po' questa. Poi troverete online nel video tutta quanto la commissione con tutte le domande che abbiamo posto, le risposte e quant'altro, quindi poi ognuno di voi potrà documentarsi anche direttamente. E questo per quanto riguarda il tema dei rifiuti, che poi è il tema un po' che almeno per quanto riguarda le mie tre commissioni, che sono ambiente, mobilità e commercio, le commissioni permanenti, è il tema che diciamo, dall'inizio dell'anno sto cercando un po' più di affrontare, dal discorso della partita come hanno fatto i cassonetti abbandonati del campo Rocca Ceccia, il discorso della scarica qui di Castelverde, di Lunghezzina e di Coccolle, e l'ultima cosa che è successo, perché interrogazioni sui rifiuti sanitari in Spezia, Malagrotta, lì appunto dall'esposto che ha fatto Stefano Vignaroli in procura, quindi stiamo cercando un pochino quantomeno di cercare di fare luce su questo settore che è sempre stato insomma un buco nero che non si capisce, buco nero, ecco, che mi ha veramente un altro dato allarmante che ha dato l'amministratore delegato di AMA oggi, che AMA un debito di circa 800 milioni di euro, è qualcosa, pensandoci, spaventoso insomma, anche perché fare debiti con società municipalizzate insomma fino a un certo punto quando si capisce come meglio si capisce, ma per altre vie insomma diciamo il lavoro mi ha donato a casa due. Sì, altra avventura di oggi, uno degli altri temi che seguo stamattina, abbiamo fatto anche un sorologo alla fabbrica dei biglietti ARA per il discorso della vicenda che era uscita dei biglietti falsi di ARA, che quella commissione di indagine specifica su questo punto di cui faccio parte, siamo andati a vedere proprio la fabbrica dei biglietti ARA, anche se insomma ci hanno mostrato un po' tutte le misure di sicurezza e quant'altro. Dal mio punto di vista magari forse non era certo, c'è poi il problema della filiera della distribuzione, quindi è molto complesso il tema della bigliettazione ARA.
la fabbrica ci hanno mostrato un po' quelli che erano i loro sistemi di sicurezza e quant'altro, poi cerchiamo anche lì le risorse che abbiamo di far luce, per questo poi è fondamentale secondo me per chi di voi vuole impegnarsi direttamente dare una mano a me portavoce attraverso i tavoli di lavoro. Io ad esempio delle commissioni che faccio parte ci sono tre tavoli di lavoro che sono avviati molto molto bene, che sono il tavolo di lavoro ambiente, il tavolo di lavoro mobilità e il tavolo di lavoro smart city e sistemi informativi. Una commissione speciale di cui faccio parte è la commissione smart city e sistemi informativi, non elettrologia. Quello per noi è una risorsa molto molto importante perché la città è in declino, una città fallita da tutti i punti di vista, economico, sociale, culturale, finanziario, ambientale, trasportistico. E se pensiamo che Roma ha 20 miliardi di euro di debito, poi ci aggiunge un miliardo di euro per tutta la, cioè le municipalizzate, Roma ha quasi 80 municipalizzate, quindi è una città che è da ricostruire. Lo possiamo fare se ci diamo una mano tutti quanti, quindi appunto tramite gli attivisti che ovviamente hanno una mano su questi temi, come agli altri portavoce sugli altri temi che seguono, bilancio piuttosto che politica sociale, piuttosto che urbanistica. E insieme a loro cerchiamo di coltivare le nostre forze, perché io poi magari riesco ad avere, nonostante non è che ci rispondano molto spesso alle nostre interrogazioni, se c'è agli altri, però riesco ad avere la documentazione, poi non ho solo il tempo fisico di elaborare, oppure articoli di giornale su cui costruire l'interrogazione. Quanti più di voi vogliono darci una mano, anche online, tramite forum, tramite mail, tramite Skype, anche altro, quello che è. Darci una mano è importante per diciamo, moltiplicare la nostra azione. Io ad esempio all'inizio dell'anno ho fatto già proprio grazie al lavoro che ho fatto con gli attivisti simpatizzati, ai portavoce municipale. Quindi è importante metterci insieme e moltiplicare le nostre forze, perché a quel punto poi non abbiamo solo 4 o 4 voci al comune piuttosto che 29 nei municipi, ma diventa una forza dirompente e poi lo metti molto paura, perché poi vengo anche a degli scontri che abbiamo avuto, ho avuto in particolare in aula ieri con alcuni esponenti del Partito Democratico. Poi loro sono abituati, loro hanno paura del cittadino, perché loro sono abituati a interfacciarsi con il cittadino solo per motivi elettorali, o per il motivo dello scambio, dello questo, dello quest'altro. Quando vedono che tu porti avanti delle battaglie, e poi le porti avanti magari anche in maniera sana, senza come fanno loro per speculare tra virgolette sopra, e lì ancora di più gli metti in paura. Quindi mi viene in mente la commissione urbanistica di martedì, di ieri. C'era anche Fabio, che abbiamo portato tante persone in commissione, cose che magari loro non si aspettano, che loro non erano abituati, perché per loro la politica è vedersi nei 5 anni, quindi è proprio ribaltare un certo paradigma, che possiamo farlo se abbiamo, ovviamente se ci diamo una mano tutti quanti, ovviamente non è che noi abbiamo magari 4-5 attivisti che ci seguono più da vicino, c'è Emiliano che fa lo streaming, c'è un ragazzo molto bravo che ci sta dando una mano con la comunicazione, con i comunicati e quant'altro, ma anche una volta a settimana, una volta al mese ci si organizza, ci si vede, si approfondisce un argomento, vi potete mandare del materiale di amici dicendo Enrico, da qui si potrebbe tirare fuori un qualcosa, insomma, diamoci una mano perché così allora andiamo veramente ad incidere, perché sennò è una giungla, è una guerra, stiamo cominciando a dargli fastidio e quindi loro ci mettono i bastoni fra le ruote, anche poi con piccole cose perché loro questo possono fare. Un esempio, ci hanno tolto una stanza, notizia l'altro ieri, una stanza che noi tra l'altro utilizzavamo per gli incontri con gli attivisti, ci hanno tolta, e tra l'altro è una stanza accanto alla mia, io credo avessimo l'abitudine di parlare a voce alta, quindi dovrò stare molto attento perché praticamente ci sono arrivati addosso. Ci hanno tolto questa stanza quando poi nel piano del PD, piuttosto che quello del centrodestra, ci sono praterie vuote. Però perché cominciamo a dargli fastidio, quindi cominciano ad attaccarci in maniera strumentale, in maniera... Ieri mi hanno bocciato una mozione importante che ho presentato, tra l'altro una mozione che diceva semplicemente c'è una delibera di iniziativa popolare che avete votato nel 2010 e non avete messo in pratica, cercate di metterla in pratica. Si sono inventati tutta una storia che non avevo avvertiti, che... Quando cominci poi a dargli fastidio, loro vanno su tutte le furie e poi qualche... Ma da me avviene più in piccolo quello che poi possiamo seguire a livello nazionale, insomma, né più né meno. Quindi ecco, i municipi del comune sono ancora di più terra di frontiera, tra virgolette, da questo punto di vista.
quindi quanto più riusciamo a partecipare tutti quanti, allora lì cambiamo veramente le cose. Ok. Non aggiungo altro. Grazie, grazie Diego. Allora, l'ultima cosa e poi chiudiamo qui, proprio riallacciandomi al discorso di Enrico, noi proprio stasera facciamo anche un appello a voi nuovi, anche specialmente ai nuovi, perché l'attività che poi noi centriamo anche sul municipio è in parte in maniera concreta quella che di riportare le iniziative, rapportarci qua in assemblea attraverso i tavoli di lavoro che noi abbiamo comunque creato sulle tematiche municipali, e poi noi facciamo periodicamente degli info point di informazione e di raccolta anche delle segnalazioni dei cittadini per le piazze di tutto il municipio. In particolare a breve dovremo farli pure a Corcolle, qui a Castelverde qualcuno, quindi noi vi invitiamo il più possibile, oltre che a voler dare il vostro contributo nei tavoli di lavoro che trovate anche sul forum roma5stelle.it o nella sezione comunale o in quella municipale, e poi vi invitiamo anche a voler dare un vostro contributo anche a questi info point che noi organizziamo di informazione presso tutti i municipi. Poi un'ultima cosa, anche per farvi capire come funziona il nostro movimento, noi come ben sapete non prendiamo finanziamento pubblico, per cui abbiamo rinunciato a qualsiasi tipo di finanziamento dal locale al nazionale, per cui tutto quello che facciamo ci autofinanziamo, compreso quando capita l'affitto delle sale, quindi noi abbiamo usualmente l'usanza a fine serata, se volete dare un qualsiasi vostro contributo libero, raccogliamo per contribuire all'affitto della stanza, quindi quello è a vostra completa discrezione, possiamo fare così.